Arrivando all'hotel Villa Cristina di Marina di Campo, dal cartello di legno posto all'ingresso della struttura, corroso dagli agenti atmosferici e maltenuto, non sembra di aver prenotato in un hotel a 3 stelle, ma piuttosto in un classico motel americano. La struttura non ha un ristorante, quindi per i pasti è necessario usare l'auto per raggiungere un ristorante convenzionato. Le camere sono spartane, alcune dotate di terrazza, mentre altre affacciano sul parcheggio. Lo stendino posto all'esterno della camera potrebbe macchiare gli abiti, in quanto presenta molte parti arrugginite. C'è l'aria condizionata, ma la TV è ancora di quelle con il vecchio tubo catodico. Lascia un po' perplessi, poi, l'uso di lenzuola a uso e getta in stile ostello della gioventù. Il bagno non offre il set di cortesia, ma bagno schiuma e sapone per le mani sono fruibili da un dispenser installato sul muro. Nota positiva la colazione, che è ricca con alimenti esposti sopra uno scafo in legno di un vecchio barcone da pesca. Mancano però i prodotti gluten free per i celiaci. Il giardino è poco valorizzato e in alcuni tratti trascurato, sia nella cura della vegetazione che negli arredi, spesso datati e non in buone condizioni. Un tavolino senza vetro, cuscini delle panchine vecchiotti e una piscinetta gonfiabile in disuso. Al lato e sul retro dell'edificio, tra le casette magazzino, sono appoggiati assi di legno, panche malmesse, un lettino rotto e una copertura di plastica. Una notte a luglio è costato 80 euro.